Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con la storia della musica. Io sono sempre il Mastro e oggi porto sul canale una chicca, una storia affascinante basata su scambi di potere con al centro l'organo, strumento che, come vedremo, incontra il selciato carolingio di Pipino il Breve, Carlo Magno e Ludovico il Pio. Un racconto non così diverso da ciò che abbiamo affrontato qualche mese fa con la dinastia tolemaica in Egitto e l'imperatore Nerone. Tuttavia, l'ingegnoso strumento scompare quasi del tutto dai radar occidentali dopo la caduta dell'impero romano. Orsù, oggi racconteremo il suo trionfale ritorno nella proto-Europa di Pipino e Carlo Magno. Vi prometto un racconto portentoso e decisamente importante per la storia della musica. Ok, prendiamo la nostra barchetta e salpiamo verso Costantinopoli. Sigla. Siamo nel 757 e il Basileus Costantino V invia da Costantinopoli una folta ambasceria con dei doni da consegnare al re dei Franchi, ovvero Pipino il Breve. Tra questi omaggi, attenzione, vi è pure l'organo. L'antico e geniale strumento torna dopo secoli nel mondo latino. Il dono è reso ancora più particolare se pensiamo al periodo poco rilassato tra Carolingi, Papato e l'Impero Romano d'Oriente, o se preferite Impero Bizantino, i tre grossi poteri dell'epoca. Nello stesso anno, infatti, muore a Roma Papa Stefano II e gli succede il fratello Paolo I. Come raccontato qualche episodio fa, i bizantini iniziano a perdere peso nell'Occidente, poiché il papato guarda i Franchi di Pipino come nuovi protettori. E l'incoronazione del nuovo papa, Paolo I, viene comunicata principalmente al regno carolingio e non più a Costantinopoli. L'imperatore d'Oriente, Costantino V, con questo dono non vuole solo onorare il regno rivale, figurati, in modo sottile ha anche l'intenzione di mostrare una certa superiorità tecnologica. L'organo è uno strumento sofisticato e i Franchi sono pur sempre visti come un popolo barbaro. Se ricordate l'episodio sull'Hydraulis, non è la prima volta che questo strumento ricopre una funzione politica, propagandistica. Della musica ci interessa poco, noi vogliamo il potere. Tale omaggio comunque piace parecchio al popolo franco, poiché in moltissimi annali posteriori viene riportato questo arrivo fantomatico dell'organo in Francia proprio nel 757. Molte di queste fonti presentano piccole discontinuità e incongruenze, ma ciò è dovuto al ruolo propagandistico di tali memorie, le quali variano a seconda del periodo in cui vengono scritte. Diciamolo, le fonti sono tutte di provenienza franca e nessuna orientale. Sicuramente uno dei documenti più importanti per approcciarsi a una cronologia carolingia sono gli Annales Regni Francorum, una cronaca voluta e incominciata sotto Carlo Magno, capace di riportare e raccontare fatti che iniziano su per giù dopo la morte di Carlo Martello, nell'anno 741, fino all'829, quindi già sotto Ludovico il Pio. Vi riporto un breve passo sul 757, proprio l'anno da cui siamo partiti. Anno 757. Costantino imperatore al re Pipino mandò, insieme ad altri doni, un organo che arrivò fino in Francia. E il re Pipino tenne la sua assemblea con i Franchi a Compiègne. Lì venne Tassilone, duca dei Bavari, rimettendosi nelle mani del re in segno di vassallaggio. Prestò molti e innumerevoli giuramenti, ponendo le mani sulle reliquie dei santi martiri e promise fedeltà al re Pipino e ai suddetti figli del re, eccetera, eccetera. Ok, la cronaca sembra concentrarsi bene su Tassilone III, il duca dei Bavari, che, secondo le ricostruzioni lette, sembra diventare un vassallo del regno dei Franchi in Baviera. Dato che questo particolare personaggio finirà per scontrarsi con lo stesso Carlo Magno, tale cronaca, diciamo, verrà influenzata a seconda del periodo in cui viene scritta. Perché, come detto, queste fonti le ritroviamo più volte. Sul fatto molti storici hanno provato a interpretare e ribaltare lo scritto. Ma a noi qui interessa fondamentalmente una cosa, il dono dell'organo a Pipino. Capite bene la stranezza e la singolarità? Visto che sono cronache con una funzione, sì, anche storica, ma principalmente propagandistica, il fatto che venga riportato sempre questo dono, pur con sintassi differente, è tanta roba. Una frase che a noi sembra così banale, in realtà ci vuole comunicare qualcosa. Ah, questo episodio è sponsorizzato da... No, scherzo, sono sempre io. Però ci tengo a dirvi che la maggior parte delle informazioni che io qua sto riportando sono ricostruite nel testo L'organo tardo antico della musicologa Paola Dessì. Ne abbiamo già parlato, ma è un testo straordinario, veramente imprescindibile per questo argomento. Credo che chi ha già visto l'episodio che sta scorrendo in questo momento si ricorderà di questo testo. In ogni caso ve lo lascio sempre in descrizione con tutto il resto della bibliografia.
Comunque, procediamo con la storiella. Il rapporto tra Carolingi e i Bizantini cambia ancora una volta con l'incoronazione di Carlo Magno ad imperatore. Uè, calma, di imperatore qui ce n'è soltanto uno. Quello orientale. Non dimentichiamolo mai, ma ciò che noi chiamiamo sbrigativamente bizantino è in realtà l'impero romano d'Oriente. Capite bene che l'eredità e lo spessore dei sovrani ha tutto un altro peso. Ne ha parlato di recente Mattia nel canale di Humanistic Valley. L'impero bizantino non è mai esistito. Andatelo a vedere. Insomma, nell'anno 812 il Basileus, ovvero l'imperatore romano d'Oriente, che in quel momento era Michele I, incarica degli ambasciatori per recarsi ad Aquisgrana per riconoscere chi? Carlo Magno come nuovo imperatore. Scusa, ma non avevi appena detto che ce n'era solo uno? Aspetta, riconoscere come nuovo imperatore, almeno simbolicamente. Carlo Magno, sì, bravo, però... Comunque, come potete notare, la citazione pur plurale dell'organo non lo rende il vero protagonista di questa storia. Sembra più un pretesto per delicati rapporti di potere. E lo abbiamo capito, lo è. Carlo Magno, ogni volta che fa menzione della vicenda dell'organo, lo fa anche per stabilire un contatto glorioso col padre Pipino, un modo per nobilitare ed elevare le proprie origini. Non vi è nessuna intenzione di mettere in evidenza la presunta e probabile incapacità dell'utilizzo dello strumento. Dell'organo di Pipino e di Carlo Magno non sappiamo molto altro, purtroppo. Però il 757 rappresenta simbolicamente il ritorno della macchina inventata da Ctesibio nel III secolo a.C. nel mondo latino. Oh, non dimenticatevi che prima o poi l'obiettivo di questo strumento sarà essere collocato all'interno delle chiese. Ma ancora un po' di pazienza. Comunque, con la morte di Carlo Magno nel 1814 ad Aquisgrana, gli succede il figlio Ludovico il Pio, cristianissimo anche lui. Con Ludovico torniamo a parlare dell'organo. Ma attenzione, in una maniera nuova e rivoluzionaria per la storia della musica in Occidente. Siamo nell'anno 826 e il novello imperatore a Ingelheim incontra vari ambasciatori e diverse delegazioni provenienti un po' da tutta Europa. Un incontro non del tutto diverso da quello che abbiamo accennato all'inizio tra Pipino il Breve e i Romani d'Oriente. Tuttavia qui non arriva nessun organo, ma aggiunge qualcuno che potrebbe saperlo costruire. Vi leggo questo frammento dagli annali carolingi per capirci meglio. Anno 826. Venne con Baldrico un certo prete di Venezia chiamato Giorgio, che affermava di saper costruire organi. E l'imperatore lo mandò ad Aquisgrana col suo tesoriere Tangulfo e impartì l'ordine che gli fosse messo a disposizione tutto il necessario per costruire lo strumento. Bam! Un certo Giorgio arriva ad Aquisgrana per costruire un organo. Capite la portata? Sintetizziamo brevemente. Quel fantomatico strumento donato a Pipino il Breve sancisce il ritorno dell'organo nel mondo proto-europeo. Poi capiremo perché era scomparso. Essendo un dono particolarmente tecnologico e sofisticato, non deve essere stato immediato per i franchi approcciarsi a questo strumento. Non comprendere un marchingegno significa ammettere in parte un'inferiorità nei confronti dei bizantini, elemento che ovviamente negli annali franchi non è presente. Ma qui, attraverso il prete Giorgio, capace di costruire uno strumento, tale dislivello si potrebbe un po' appianare. Ora i franchi non solo possedevano l'organo, ma lo potevano persino, passatemi il termine, controllare, replicare. Quella meravigliosa macchina ai tempi della dinastia Tolemaica in Egitto ricopriva un primato, una meraviglia, un vanto di superiorità. Grazie all'inventore, ingegnere e barbiere Ctesibio nel III secolo a.C., Tolomeo II era entrato in possesso di una macchina sonora, unica e speciale. Con la sconfitta dell'Egitto ellenistico, il potere passa a Roma attraverso l'architetto Vitruvio e il primo imperatore Augusto. Lo strumento ricopre ancora una funzione di splendore. Per molto tempo è stato suonato nelle arene dei gladiatori e l'organo è legato anche a vicende di alcuni imperatori, penso tra tutti a Nerone, a cui è dedicato il video menzionato poco fa. Con la graduale sconfitta dell'impero romano d'Occidente, lo strumento scompare dai radar, se non in qualche piacevolissima occasione come quelle riportate da Cassiodoro tra Boezio e Teodorico, in modo analogo a Tolomeo II e Ctesibio, oppure Vitruvio e Augusto, è un po' sempre la stessa storia. Oppure nel medesimo periodo, parlo su per giù dell'inizio del VI secolo d.C., viene addirittura raffigurato nel celebre dittico di Anastasio, un bassorilievo di chiara imitazione simbolica orientale. Infatti, se nell'Occidente cade praticamente nel dimenticatoio, diverso il discorso nell'impero romano d'Oriente. Del resto loro rappresentavano la continuità di tutta quella storia. Il dono a Pipino il Breve chiude, se vogliamo, il cerchio di tutto questo percorso. Ma certamente, e con ciò volgiamo al termine di questa turbolenta puntata, la figura del prete Giorgio, quell'organaro che da Venezia nell'826 giunge ad Aquisgrana per costruire un organo, direi che è la vera bomba finale. Non sappiamo molto altro di questo prete Giorgio, ma la citazione che vi ho letto poco fa non è l'unica che abbiamo di lui.
E Ginardo, lo storico già al servizio di Carlo Magno, ci riporta un fatto gustoso avvenuto 2 anni dopo l'arrivo di Giorgio. Che detto così sembra l'amicone, ma non ci posso far nulla. Siamo nell'828 e nell'aria c'è un po' di gioia ed eccitazione per il trasporto delle reliquie dei martiri, Marcellino e Pietro. Scrive Eginardo: questi sono i miracoli e le virtù che nostro Signore Gesù Cristo ha ritenuto degno fare per la salvezza del genere umano attraverso i meriti dei santi suoi martiri, Marcellino e Pietro, nel borgo di Valenciennes. Il prete Giorgio ha avuto cura di mettere insieme per noi queste memorie raccolte in un libretto e noi abbiamo ritenuto che dovesse essere inserito in questa nostra opera. Si tratta del veneziano Giorgio, che venne dalla sua patria al cospetto dell'imperatore e fece con mirabile arte nel palazzo di Aquisgrana un organo, che in greco è chiamato idraulis. Meraviglioso, assolutamente meraviglioso. Da un altro passo apprendiamo che questo prete veneziano è diventato nel frattempo rettore del monastero di San Salvo a Valenciennes, luogo che l'imperatore Ludovico il Pio aveva affidato proprio a Eginardo, per cui con buona probabilità si conoscevano. Parlo di Eginardo e Giorgio. A questo punto concluderei con 2 brevi componimenti scritti sotto la corte di Ludovico. Parto da un'invocazione scritta dal poeta di corte, Ermoldo Nigello. Stiamo sempre parlando dell'organo, eh? I versi hanno lo scopo di esaltare la pietas cristiana del sovrano carolingio. Manco a dirlo, ci sono dei particolari esageratamente interessanti per il nostro discorso. Quindi, sentite qua. Tu, Ludovico, offri in qualsiasi circostanza queste conquiste a Dio potente e ammetti al tuo regno i regni illustri. Le armi dei padri che non prevalsero in nessun combattimento, ora in forma spontanea, chiedono che tu prenda i regni per i quali avevano combattuto. Ciò che né la potenza di Roma, né l'autorità franca sottomise, tu, o padre, la ottieni pienamente, nel nome di Cristo. Anche l'organo, che mai la Francia aveva costruito, donde i regni dei Pelasgi si empivano di superbia in maniera straordinaria, e si costituiva il solo motivo per cui Costantinopoli si riteneva superiore a te, o Cesare, ora l'aula del palazzo di Aquisgrana lo possiede. Forse sarà l'indizio che dovranno sottomettersi ai Franchi, perché gli è stato tolto il principale titolo di gloria. Ecco qui, musica e propaganda. L'organo, ancora quello idraulico di cui abbiamo già parlato, diventa un elemento fondamentale nella guerra intellettuale, tecnologica, tra l'impero carolingio e l'impero bizantino. Lo strumento ora è posseduto da entrambi gli schieramenti, ed entrambi lo possono costruire. Della musica in sé pare importare poco in queste circostanze. Il macchinario è menzionato solo come espressione di un sapere tecnico avanzato. Ma sicuramente tra tutti questi capricci imperialisti, prima o poi qualche spunto musicale lo troveremo. Ma non è ancora giunto il momento. È così che oltre Ermoldo, l'altro poeta di corte, Valafrido Strabone, ci scrive dei versi emblematici, ermetici, fortemente simbolici, che chiudono perfettamente tutto il discorso intrapreso oggi. Sentite qua. Le grandi raffigurazioni del tuo colosso, o Roma, si pieghino, è superfluo, volesse il grande Cesare. Qualunque cosa la misera terra avrà prodotto, essa migrerebbe verso le cittadelle franche. Anche ciò per il quale la Grecia si gloriava. L'organo, il re Magno, mise non tra le cose straordinarie. Mise non tra le cose straordinarie. L'organo non è più un vanto dell'antica Grecia, ma ormai i carolingi l'hanno arraffato e l'hanno fatto loro. Mi piace un sacco che al centro di questa vicenda ci sia proprio uno strumento musicale. Molto bene, vi ringrazio moltissimo per essere arrivati fino a qui. Questo canale è noto che sta crescendo molto bene e questo ovviamente a me fa un grande piacere e vi ringrazio tutti vivamente. Noi ci troviamo presto in questa temporalesca e gagliarda navigazione nella storia della musica. Ciao!